Credo che sia inutile dare qualsiasi commento nel presentare Ignazio La Russa. Questo è Mollicone che mi aveva bocciato, tra l'altro era la parte più bella, quella del coro delle ragazze, che è una canzone, un omaggio a Trieste del 15-18, poi ripresa nel dopoguerra. Le ragazze di Trieste gridan tutte con ardore, o Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Siamo venuti noi a Trieste! Devo dire la verità. Giorgia mi è testimone, non ho avuto il tempo, neanche un minuto, per preparare l'intervento. Avevo fatto due idee di intervento. Uno era raccontiamo la nostra storia, l'altro era guardiamo al nostro futuro. Beh, in pochi minuti cercherò di mettere insieme le due cose, perché la storia la conoscete. La storia è una storia da raccontare ai più giovani, una storia che comincia con i nostri padri o i nostri nonni, non collaboratori, che avevano fatto la RSI, che non si arrendono, che decidono che per la libertà e le loro idee valesse la pena ritornare a combattere. Un De Marsanic che dice non restaurare né rinnegare, e poi Giorgio Almirante, il grande Giorgio Almirante della nostra gioventù, e il 68 con i nostri giovani in prima fila, con i nostri tanti, troppi caduti, a cui rivolgiamo un grande affettuoso applauso e pensiero. Il terrorismo, le Brigate Rosse, con chi se la prendono all'inizio, con Giralucci e Mazzola in una sede del Movimento Sociale, poi diventano un pericolo per tutti, ma sempre noi a essere, secondo loro, i figli di un Dio minore. E poi la destra di governo, la destra che Pinuccio Tatarella aveva sognato e che riesce a realizzare. A Pinuccio, anche a lui, un grande affettuoso ricordo, e con lui veniamo poi ai tempi nostri, al coraggio di 5 anni fa, a un gruppo di parlamentari, alcuni tornati in Parlamento, ma voglio ricordare quelli che sapevano già di non tornare in Parlamento, ma che hanno aderito dall'inizio a Fratelli d'Italia per far rinascere la storia della destra, con a capo una donna, una giovane donna, Giorgia Meloni, e mai scelta fu così indovinata. Ma siamo arrivati a oggi, e oggi finisce una fase e comincia il futuro, comincia quello che noi vogliamo essere. Vedete, quando si attraversa il deserto, poi bisogna centellinare l'acqua, bisogna stare attenti che il cammello che si ha per attraversarlo sia in buona forma, ma non c'è possibilità di cambiarlo. Poi si attraversa il deserto e a quel punto vengono i pericoli di altro genere, ma anche le soddisfazioni. Vengono i pericoli dell'assalto al carro dei vincitori, non ci siamo ancora, ma potrebbero arrivarci. Viene il pericolo, viene però la soddisfazione di non dovere solo stare con le armi puntate contro coloro che ti vorrebbero minimizzare, non annullare, minimizzare, e allora cominci ad avere la soddisfazione di capire che sei diventato essenziale, determinante, decisivo, che tocca a te lavorare perché le nostre idee, i nostri programmi, le nostre ambizioni di patrioti possano informare tutto il centrodestra e far vincere l'Italia. Siamo in questa fase, dobbiamo farcela. Le nostre non sono enormi forze, per carità, ma abbiamo le idee chiare. Io in pochi minuti, cos'erano, 5 quelli o 10 all'inizio? No, quanti erano? 5. In pochi minuti cercherò di sintetizzare quello che, a mio avviso, noi dobbiamo essere o siamo già. Noi dobbiamo essere decisivi per vincere, ma per essere
decisivi per vincere, e lo siamo già numericamente, dobbiamo non accontentarci di essere tra coloro che vincono. Dobbiamo far vincere le nostre idee. Non dobbiamo avere nessuna remora legata al peso. Noi siamo il 6, loro sono il 10, noi siamo il 5, loro sono il 15. Dobbiamo pensare che quello che conta è la bontà delle nostre soluzioni, dei nostri programmi, dei nostri progetti, la difesa dei più deboli, la tutela della classe media, piccola, media impresa, commercianti, artigiani, agricoltori. Insieme alla difesa dei più deboli non c'è un contrasto, anzi, oggi la middle class, come la si chiama in inglese, si può definire esattamente alla pari delle categorie più deboli, dei diseredati, dei poveri, delle famiglie sull'orlo della povertà. E poi essere orgogliosi delle nostre bandiere di sempre. La sicurezza per tutti, sicurezza sul lavoro, sicurezza in casa, sicurezza nelle città. E abbiamo sempre proposto soluzioni in questa direzione. Sicurezza in casa, la prima vera proposta di legge sulla legittima difesa, dicendolo e coniando lo slogan "la difesa è sempre legittima" appartiene a Fratelli d'Italia. Sicurezza nelle strade, siamo stati noi già nel governo in cui eravamo e io ero immeritatamente ministro, i primi e i soli a proporre che le nostre strade fossero pattugliate da forze dell'ordine e militari insieme, perché le divise fanno paura solo ai ladri, ai briganti, a qualche sessantottino in ritardo con la storia. Decisivi per vincere, perché abbiamo nelle nostre tesi, e non devo farvi io la somma perché dopo ha parlato Giorgia e riparla Giorgia, non voglio togliere nessun argomento, ma anche perché abbiamo la credibilità necessaria. Vedete, io non sono un patito di quelli che dicono che l'onestà è l'unica cosa, tutt'altro. Per noi deve essere normale. L'incorruttibilità, la onestà, sono una precondizione per stare nella nostra famiglia, non l'obiettivo. Altri piano piano stanno arrivando a considerarlo un obiettivo. Per noi sin dall'inizio era una precondizione, un fatto naturale che ci hanno insegnato i nostri capi e i nostri genitori. E allora non tocco il tema dell'immigrazione, dell'Europa, voi lo sapete, ne avete parlato, ne parlano tutti. Dico solo che la coerenza del nostro mondo è sotto gli occhi di tutti. Ha detto ieri Giorgia, siamo gli unici ad avere sempre detto no alla sinistra sin da quando siamo nati, mai con la sinistra, mai un governo tecnico. Siamo gli unici a non avere mai parlato con Renzi, siamo gli unici a volere sottoscrivere in qualunque forma un patto per dire no alle due sinistre, quella di 5 Stelle e quella renziana, che se vogliamo la possiamo definire sinistra, ma la chiamerei inciuccio più che sinistra per non offendere quegli antichi comunisti che almeno alle loro idee ci credevano davvero. E allora mi avvio alla chiusura, cara Giorgia, ringraziandoti per lo sforzo, perché non è facile per una giovane donna, in Italia soprattutto, avere la possibilità di affermare la propria competenza. Quando c'è una donna, se riceve un applauso, se raggiunge un obiettivo, il primo pensiero di noi maschietti è: ma chi l'ha aiutata? Ma chi l'ha aiutata? Ecco, Giorgia ha dimostrato che questo modo di pensare è falso e bugiardo, perlomeno a casa nostra. Grazie Giorgia. Concludo perché dico che sono certo che il futuro ci sorride. Beh, come sempre uno deve confrontarsi con gli avversari.
Noi vi stiamo parlando di come deve essere l'Italia, l'Italia dei patrioti. Ripeto, non tocca a me ripeterlo. Devi capire gli altri in confronto cosa dicono. Allora io mi sono accorto che il miglior segnale della nostra vittoria viene proprio dal tentativo disperato della sinistra, di tutte le sinistre, di abbarbicarsi a un passato morto e sepolto. La legge Fiano, che vieta di alzare il mento prominente perché è un segnale di ricostituzione del partito fascista. La legge Fiano, che insegue casa per casa ciondoli e busti del Duce, è un segnale che mai e poi mai si sarebbero segnati di chiedere i partigiani nel dopoguerra. È il segnale della loro sconfitta, della loro incapacità di avere temi nuovi. E c'è un dato ancora peggiore. I lombardi, ma anche i toscani, già l'hanno imparato a conoscere. Nei consigli comunali, anche a Milano, pensate, stanno preparando e hanno presentato una mozione in base alla quale, per dare a un poveretto che la merita, che è in condizioni di indigenza, una casa popolare, deve firmare una dichiarazione di antifascismo. Non hanno più il pudore, che almeno Fiano ha avuto, di dire censuriamo i comportamenti. No, stanno arrivando a censurare i pensieri. Dice, c'è un precedente nella storia? Sì, nei paesi stalinisti, dove si torturava la gente per farli ammettere che erano anticomunisti. Beh, la loro sconfitta è il segnale della nostra vittoria. La loro sconfitta è il segnale che il futuro appartiene a noi. Grazie, Ignazio.